Como e Sampdoria di fronte nella settima giornata della Pool Salvezza. Può essere l'occasione per chiudere i conti per il Como. Carl Hernás, e quindi sempre Camilla Lindberg, che alza il braccio destro e chiama lo schema. Altro colpo di testa innocuo in questo caso per Tampieri, ci ha provato Malimbren. Pasticcio della Samp e sta per andare in porta il Como, ma l'intervento manda le giocatrici di Della Fuente sul dischetto. Erroraccio incredibile comunque della Samp nella gestione di questo pallone, traccia orizzontale cercata da Oliviero. Andiamo a rivedere, poi Tampieri ha buttato giù Lindberg. Parte la norvegese e infila Tampieri, e avanti il Como con Camilla Lindberg al secondo gol consecutivo. Pasticcio della Samp che ha regalato questo rigore alla squadra di casa. Ancora a segno dagli 11 metri, Lindberg l'aveva fatto anche contro l'Italia proprio ad aprile con la nazionale norvegese. Il secondo gol in Italia di Lindberg, che praticamente ha dovuto saltare tutta la prima parte della stagione. Sulla palla in uscita arriva Bonfantini che finisce giù, calcio di rigore, un altro conquistato in questo caso da Agnese Bonfantini. L'arbitro non ha avuto mezzo dubbio, era lì. Discutono sul da farsi Bonfantini e Regazzoli, vuole tirare lei evidentemente, la giocatrice di proprietà della Juve. Rivediamo, e qui il tentativo di dribbling su Rizzon, il contatto falloso, cura il pallone sul dischetto. Bonfantini contro Korenchova, 1-1. Samp ha spiazzato il portiere, Agnese Bonfantini è al quinto gol in maglia blu cerchiata. Le speranze di salvezza della Samp sono aggrappate a questa giocatrice. Se l'è conquistato il rigore, l'ha trasformato Agnese Bonfantini. Rita mette un pallone dentro, Pavan per Lindberg che va due volte con la suola, poi indietro Beccari trova la risposta ai Tampieri che le ha chiuso lo specchio della porta. Beccari torna indietro, Borini cerca spazio per il tiro, giù, calcio di rigore, il terzo della partita. Aveva provato a trovare un varco per la conclusione Joyce Borini, è stata stretta tra due, Bonfantini e Derita. Rincorsa lunga di Carl Hernás. Sotto l'incrocio, Julia Carl Hernás riporta avanti il Como. Rigore battuto alla perfezione, questo può essere il gol della salvezza. Non ha potuto provarci evidentemente Tampieri. Esecuzione perfetta di Carl Hernás. Fallo in questo caso per Spinelli, rosso, espulsa Giorgia Spinelli. Questa è da rivedere, probabilmente accusata di aver colpito l'avversaria. L'arbitro vuole giocarsi un'ultima possibilità, la Sampdoria si va oltre il 95esimo, cercata Bonfantini che però è del tutto isolata. Giallo e rosso per Carl Hernás, che era stata già ammonita ovviamente.
viene ripristinata la parità numerica. Il pubblico aspetta solo i tre fischi dell'arbitro. Finisce così, il Como batte 2-1 la Sampdoria, partita decisa da tre calci di rigore.